26 febbraio, la Procura di Bari, nell'ambito dell'inchiesta Codice Interno, dispone 135 arresti in città per vari capi di imputazione, tra cui voto di scambio politico-mafioso. Tra gli arrestati figura l'avvocato ex consigliere regionale Giacomo Olivieri, la consigliera comunale Maria Carmen Lo Russo e molti tra affiliati, imprenditori e professionisti baresi. La procura esclude il controllo dei clan sull'amministrazione cittadina. 27 febbraio, il capogruppo al Senato di Forza Italia Maurizio Gasparri invoca a mezzo stampa un intervento del governo finalizzato allo scioglimento per mafia del Consiglio Comunale di Bari. 28 febbraio, i parlamentari pugliesi di Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia incontrano il ministro degli interni Matteo Piantedosi chiedendo di intervenire per il commissariamento della città. 1 marzo, il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Michele Picaro, chiede l'audizione di Emiliano e De Caro in commissione regionale antimafia. 8 marzo, il centrodestra nazionale chiede di affrontare il caso di Bari in commissione parlamentare antimafia, guidata dal vicepresidente forzista pugliese Mauro Dattis. 19 marzo, il sindaco di Bari, Antonio De Caro, dà notizia di una telefonata ricevuta dal ministro Piantedosi, nel corso della quale gli è stata comunicata la decisione di nominare una commissione d'accesso agli atti al comune di Bari, passo preliminare ad un eventuale scioglimento per mafia del Consiglio Comunale, e tutto questo a meno di 90 giorni dalle regolari elezioni democratiche. Sono tre settimane di attacco continuo e costante a questa città, in barba ai primi esiti delle indagini. Sono Silvana Federighi, ho 24 anni, sono una giovane cittadina di questa città e sono orgogliosa di esserlo. Questa mattina siamo in tantissimi qui per dire che il potere istituzionale non può essere usato come una clava contro un processo democratico. Le vicende appena richiamate mostrano che è stato fatto un pericoloso uso dei poteri amministrativi per entrare a gamba tesa in una vicenda politica. Bari è sotto attacco, è stato arrecato un grave danno reputazionale alla città. E questo insolito tempismo fa sorgere dubbi sul reale obiettivo di questo provvedimento. Se il problema è il Consiglio, a breve si rinnoverà in molto meno tempo rispetto all'operato della Commissione e verranno meno eventuali e presunti fenomeni di inquinamento. Oggi siamo qui per dire che non mettiamo la testa sotto la sabbia, non ci giriamo dall'altra parte. A Bari lo sappiamo, ci sono 14 clan, ma è ben diverso da dire che l'amministrazione è infiltrata. Questa è ancora la città dei clan pervasivi nell'economia territoriale, ma la mafia non ha le porte spalancate del palazzo di città. Questa è anche e soprattutto la città dei tanti impegnati alla lotta alla mafia, tra cui proprio il nostro sindaco Antonio De Caro. Questa è la città simbolo dell'impegno nella lotta alle mafie, con le buone pratiche amministrative e sociali sollecitate da una vasta rete della cittadinanza attiva e dell'impegno civico. Un impegno che si rafforza giorno dopo giorno anche grazie all'importante lavoro svolto dalla Procura della Repubblica e in particolare da Roberto Rossi. È la stessa Procura che ha sottolineato subito l'estraneità dell'amministrazione dal controllo mafioso, ed è importante il lavoro di contrasto fatto proprio da questa amministrazione.
siamo contenti se i controlli ci sono e se servono ad accertare la responsabilità dei fatti. La procura sta svolgendo le sue indagini e questo importante lavoro sta proseguendo, grazie anche alle denunce fatte dal comune, dai sindacati, dai cittadini, dagli imprenditori e dai commercianti baresi che oggi qui ringraziamo. Ma a Roma questo non è bastato e hanno preferito usare il loro potere istituzionale per inficiare la campagna elettorale e il funzionamento dell'importante macchina amministrativa barese, simbolo indiscusso di buona politica. Isolare De Caro è un grave segnale politico e istituzionale e può avere pesanti ripercussioni. Se un sindaco è sotto scorta per aver frontalmente affrontato i mafiosi, lasciarlo solo all'angolo è molto pericoloso. Gli arresti di questi giorni sono uno spartiacque nella vita sociale e politica cittadina. Serve rafforzare i nostri anticorpi sociali. Serve una grande alleanza tra associazioni, nella società civile, nelle parrocchie, dei comitati, un'alleanza che oggi è qui in piazza per dire che questa non è la battaglia del singolo, non è solo la battaglia di Antonio De Caro. Antonio De Caro non è solo, che i mafiosi ci troveranno pronti ai nostri posti, sempre vigili, come attente sentinelle a custodia della democrazia e della giustizia sociale. In questi giorni stanno rimbalzando su di noi anche gravi pregiudizi antimeridionali che faticosamente ci siamo scrollati di dosso in questi 20 anni. Ci abbiamo messo 20 anni per sviluppare un pensiero autonomo del Mezzogiorno, del nostro Sud, sulla scia di Franco Cassano e del suo pensiero meridiano. Non permetteremo alla destra di fermare la primavera pugliese, di frenare la corsa di Bari verso il futuro. È stato detto da alcuni esponenti politici di spicco della destra nazionale e non solo, che questa manifestazione è divisiva ed eversiva. Sì, noi siamo divisivi, dividiamo la città in due, tra tutti quelli che vogliono continuare a far crescere Bari, a curare le ferite sociali e culturali che ci attanagliano, e tra quelli che gettano fango su Bari e i baresi, che vogliono farci tornare indietro, che vogliono riprendersi la città. Ma questa città si è liberata dalle loro catene! Ora ritrattano l'odio e la violenza istituzionale usata in queste ore. Gasparri e i soci convocano una conferenza stampa per dire che loro non hanno mai chiesto lo scioglimento del comune. Beh, Bari non si piega davanti ai bulli di Stato, non gira la testa davanti ai clan e non si leva davanti agli attacchi del centrodestra. Non ci avrete piccoli offesi come volete voi, siamo grandi, tanti, coraggiosi, belli e con la voglia di libertà che ci caratterizza e che ci scorre nelle vene. Siamo in tantissimi oggi per dare una dimostrazione che Bari è la città da noi amata e difesa e da voi infangata e vilipesa. In prima pagina, sui quotidiani nazionali e in onda in tutti i TG, descritta come la città peggiore dai tempi dei Corleonesi. Noi non ci fermiamo e continueremo, come abbiamo fatto in questi anni, a costruire una risposta che sia collettiva, che sia vigile, che sia attenta e costante della società civile. Questa è una grande piazza democratica. Oggi è una grande festa della democrazia, a difesa della Costituzione, del buon lavoro fatto dal Comune, dell'impegno di una città intera verso il cammino della libertà e dell'emancipazione. Avanti Bari, non ti fermare, continua a essere tu quel riferimento di buona politica per il Sud, per il Mezzogiorno, contro il malaffare, contro gli affaristi e gli speculatori, per la buona politica e per il benessere di tutti
fuori dalla città! Adesso passo la parola a Luciano Canfora. Cari concittadini, il ministro dell'Interno non sa, o forse non ricorda, che un secolo fa le bande fasciste furono cacciate da Bari Vecchia. C'era un uomo che difendeva la città con tanti compagni, si chiamava Peppino Di Vittorio. Ma poi forse il suddetto ministro non si ricorda nemmeno, o non lo sa, che dopo l'insediamento del governo del cavaliere Mussolini, il primo atto compiuto fu di sciogliere i consigli comunali socialisti in tutta Italia. Quindi l'assalto ai comuni è una caratteristica del fascismo, quale che sia la faccia che assume. Questo è un dato di fatto al quale noi guardiamo con coraggio, perché sappiamo, lo sappiamo tutti noi che siamo qui, che questa operazione gaglioffa, grottesca, è un boomerang. Si risolverà in un disastro per coloro che l'hanno inventata e poi diranno che si erano sbagliati, che non siamo stati capiti, che è una delle formule tipiche del potere quando lancia il sasso e ritira la mano. Va bene, questo è il dato di fatto concreto. Possiamo tranquillamente guardare ai prossimi giorni e settimane, che saranno tutti caratterizzati dalla volontà di reagire. È stato dato a questa città un supplemento di coraggio. Questo è il risultato dell'operazione compiuta. Naturalmente con la malavita i detentori della ricchezza con la malavita vanno sempre d'accordo, quindi devono cercare a casa loro i complici e non tra noi. Coraggio e grazie. Adesso passo la parola a Mimmo De Santis del Partito Democratico, perché i partiti in prima linea, i partiti progressisti, devono essere appunto in prima linea nel contrasto al fenomeno della criminalità organizzata. Prego. Domenico Ficco, scusate, del CGL. Allora, mentre arrivavo qui in questa piazza, in una delle più belle piazze di Bari, una piazza che è porta d'ingresso alla città vecchia, pensavo a quanto sia normale oggi essere qui, incontrarsi, passeggiare, vivere questo luogo. Ecco, questo luogo, questa bellezza è frutto di una conquista per Bari e per i baresi di libertà, sì, di libertà prima di tutto, perché queste strade prima dell'avvento della primavera pugliese erano delle strade interdette, delle strade invalicabili ai più, persino ai baresi, erano delle strade in cui i baresi per bene che l'abitavano
dovevano camminare in punta di piedi perché erano ostaggio dei clan che la dominavano. E ricordo come se fosse ieri, quando io da ragazzo, da forestiero, venivo qui a Bari a passeggiare e i baresi mi dicevano che c'era un confine ideale. Questo confine ideale era Corso Vittorio Emanuele e che oltre quel confine bisognava stare attenti e magari bisognava nascondere collanine, borse, macchine fotografiche. Queste strade non erano le nostre, queste strade non erano delle cittadine e dei cittadini baresi, queste strade erano della criminalità organizzata, queste erano piazze del contrabbando a cielo aperto, un luogo in cui lo Stato era ospite e i mafiosi erano padroni. E a poche centinaia di metri da qui un ragazzino, Michele Fazio, veniva ucciso dalla criminalità organizzata e oggi noi lo ricordiamo tra le vittime innocenti della mafia e lo facciamo stando accanto a Pinuccio, a Lella, dove siete, vi saluto, vi abbraccio, Pinuccio e Lella che sono diventati due genitori esemplari che hanno fatto da quel momento la loro vita un impegno per l'antimafia sociale e noi non li lasceremo mai soli, perché mai ci devono essere più vittime innocenti di mafia nella nostra città. E a chi stupidamente oggi dice cosa c'entra il sindacato con i fatti drammatici che stanno interessando questa comunità, noi rispondiamo che il sindacato, che la CGIL c'entra. E come se c'entra? Perché le libertà democratiche passano dallo sviluppo e dal lavoro, e che il lavoro è il primo strumento di contrasto alle mafie, ma sappiamo bene di parlare a chi non capisce, perché una Presidente del Consiglio che chiama le tasse pizzo di Stato evidentemente non è con noi al contrasto alle mafie e alla criminalità organizzata. Noi siamo convinti che quello che sta accadendo in questa città non è altro che un ulteriore tassello di un'azione politica nazionale ben precisa, tesa a smantellare gli spazi democratici. Vedete, leggi delega, autonomia differenziata, premierato, precettazioni durante gli scioperi, manganellate durante le manifestazioni, attacchi al Presidente della Repubblica, sono tutte un insieme di azioni che provano a cambiare le regole della nostra democrazia e a consegnare il Paese ai sovranisti e ai nazionalisti. E noi oggi però abbiamo voluto indossare questa, tanti di voi hanno una fascia tricolore, per dire che noi siamo vicini alle istituzioni democratiche, quelle più vicine ai cittadini, siamo più vicini ai sindaci, a coloro che ogni giorno quotidianamente devono fronteggiare a mani nude le vere emergenze sociali del nostro paese. La povertà, l'emarginazione, la disperazione, l'assenza di lavoro, i furti sui territori. E allora sindaci, sindacati, partiti, movimenti politici, associazioni, cittadine e cittadini, noi siamo gli anticorpi del paese contro questa deriva autoritaria. Ed ecco, io oggi vorrei che da questa piazza noi provassimo a parlare al governo nazionale e vorremmo dirgli: Bari non ha paura, questa bellezza, cara Presidente Meloni e caro Ministro Piantedosi, noi ce la siamo conquistata con la lotta, con la resistenza, sì, quella resistenza che è partita proprio di qua, da Bari Vecchia,
guidata da Giuseppe Di Vittorio, un cafone del sud che non ha mai abbassato la testa davanti ai padroni, un parlamentare del mezzogiorno che non ha mai voltato le spalle al mezzogiorno, a differenza di un ministro di nome fitto di questo governo. Peppino Di Vittorio, un uomo che faceva della sua azione un orientamento verso l'unità del paese a partire dal mondo del lavoro. Io sono sicuro che tutti questi insegnamenti oggi hanno permeato questa piazza, sono racchiusi in questa meravigliosa piazza, e Bari ancora una volta ha dimostrato di saper dare la giusta risposta democratica. Ovunque andiamo ci dicono che Bari è diventata una bellissima città. Sì, lo è diventata davvero, e lo è diventata per i tanti progetti di rigenerazione urbana di cui siamo orgogliosi di essere la prima città d'Italia ad aver speso tutte le risorse a disposizione. Ma non ci basta, noi vogliamo continuare a farlo e lo faremo. E allora hai ragione, Antonio, quando dici che è in corso un atto di guerra, ma in guerra si combatte. Il punto è come combattiamo, come lo facciamo. Noi alla violenza di quegli atti politici rispondiamo con questa partecipazione, con il valore delle persone che vogliono essere libere di scegliere dove vivere e da chi farsi governare. La partecipazione, questa partecipazione è l'arma più forte del mondo. E allora giù le mani da Bari, giù le mani dal più bel fiore che è sbocciato nella primavera pugliese, perché Bari è la Puglia, qui a Bari e nella Puglia la primavera non è mai finita e mai finirà, ce lo mettono nella testa. L'impegno dei giovani è fondamentale per il contrasto e per la lotta, proprio a partire dai luoghi della formazione al fenomeno mafioso. Passo la parola a Gennaro Cifinelli, coordinatore di Link Bari. Non è facile ricucire le ferite di una città dopo operazioni giudiziarie di queste dimensioni. La mafia è parassitaria, si attacca a chi governa e prova a succhiare via le buone intenzioni e i progetti virtuosi per instillare la propria cultura malavitosa che strangola le comunità. Come ha detto Don Ciotti dal palco romano, serve una nuova etica del presente che ci riporti a un'idea alta della politica amministrativa e non solo. Dobbiamo combattere senza esclusione di colpi il trasformismo che contraddistingue la storia recente dei palazzi del potere. Connettere sentimentalmente il palazzo alla piazza, dei molti che si battono e si sono battuti per una Bari, una Puglia, un'Italia libera dai tentacoli della piovra mafiosa. Bari è una città migliore di come la sta dipingendo la destra grottescamente in questi giorni. Dopo 135 arresti e 20 anni di silenzio, la destra barese è tornata ad alzare la voce e lo fa nel peggiore dei modi, usando il proprio potere amministrativo per fermare un comune politicamente avverso. Ma dove siete stati finora? Dove siete stati mentre in questa città si sono gettati i semi del cambiamento e del contrasto al malaffare? Siete inadatti a rappresentarci e avete preso un abbaglio, avete completamente sbagliato strada. È inaccettabile e pericoloso quanto fatto in questi giorni dal governo. La verità è che sono da sempre deboli con i forti e forti con i deboli. Deboli con i forti e forti con i deboli. Deboli e timidi contro la mafia e la corruzione. Forti contro gli studenti e le studentesse che manifestano liberamente nelle piazze.
pronti ad inquisire e condannare i rivali politici e sempre troppo in ritardo quando si tratta di garantire la democrazia e la giustizia sociale nel Paese. Dobbiamo essere vigili, perché dire che tutto è mafia aiuta la mafia, perché se loro non sono più distinguibili e riconoscibili, allora potranno agire con maggiore forza e pervasività. A Bari la mafia esiste e dobbiamo dirlo, dobbiamo gridarlo, ma il contrasto al malaffare non può essere una bandierina da sventolare in campagna elettorale. È un fenomeno complesso che negli anni si è evoluto. Oggi c'è la mafia dei colletti bianchi e, come sta emergendo dalle indagini, essa prova ad insinuarsi in ogni ambito della vita economica e politica della città. Ma noi li conosciamo, sappiamo come agiscono, sappiamo dove sono e cosa fanno, e ci batteremo giorno per giorno per levarli ogni centimetro di potere nella nostra città. In questi anni si è lavorato per rafforzare i presidi territoriali nello spirito dell'antimafia sociale e della lotta non solo repressiva alla criminalità organizzata, ideata e praticata da decine di associazioni, Libera su tutte, sulla scia delle intuizioni visionarie del compianto Stefano Fumarulo. Serve prevenire, garantire diritti universali, soprattutto a chi resta indietro. Casa, studio, lavoro non possono e non devono essere privilegi. Sono e devono essere beni comuni da garantire a tutti, da custodire e far avanzare. Questa è la via per affrontare frontalmente alla radice la criminalità. Levarli terreno, offrire un'alternativa appetibile e credibile ai tanti miei coetanei e non solo. Il sapere e la conoscenza sono le armi più forti che abbiamo per difenderci dalla mafia. I tagli costanti al diritto allo studio non fanno altro che favorire e alimentare costantemente la mafia all'interno dei nostri territori. La devastazione delle scuole e delle università nel nostro paese è anche responsabilità di questa destra che oggi ci governa e che da decenni annulla il ruolo emancipatorio che le scuole e le università hanno per i territori e per i giovani. Questo non può essere il paese dove il destino è segnato in base al quartiere nel quale nasci. Solo potendo studiare, potendosi garantire una vita degna, un giovane può scegliere di allontanarsi e rompere le catene del gioco mafioso. Due giorni fa, il 21 marzo, a Roma, c'è stata una grandissima manifestazione nazionale per la giustizia sociale e l'emancipazione, con centinaia di migliaia di giovani partecipanti. Ci ha segnato la via. Lotta alla mafia, vigilanza, impegno costante, custodia della memoria, sostegno per il futuro. Lotta alla mafia e battaglia politica per i diritti sociali e di cittadinanza. Dobbiamo schierarci, schieriamoci tutti. Oggi restare neutrali significa fare il gioco della malavita. Non si può stare in mezzo. O si decide di contribuire al progresso libero dalle mafie o si è parte del problema da estirpare. Ho 25 anni e sogno una città in cui poter costruire il mio futuro, in cui non devo essere costretto ad andare via perché non c'è alternativa. Sogno di non ascoltare più di decine di estorsioni, violenze e usura. Sogno di non veder più crescere un fenomeno come quello mafioso che ruba la vita, il presente e il futuro di persone in carne ed ossa che per vivere hanno bisogno di studiare e lavorare. Sogno la stessa città che sognavano Michele Fazio e Benedetto Petrone, due simboli giovanili per la liberazione di Bari dalla speculazione e dal malaffare. Ma se oggi sono qui, davanti a migliaia di persone, è perché questa città sta sognando insieme una via migliore per se stessa. Abbiamo sognato una Bari più giusta in questi anni, per certi versi l'abbiamo anche praticata. Forza Bari, non ti far imbrigliare da chi ti vuole piccola e divisa, continuiamo insieme. Bravo! Passo la parola a Giulia D'Ambrosio, che parla per Progetto Bari. Grazie Silvana. Buongiorno Bari, sono Giulia D'Ambrosio, una semplice ed umile studentessa. Avevo poco più di 20 anni quando decisi di venire da una piccola città della Calabria a Bari per studiare, con l'ambizione di formarmi nella vostra, nostra università, che poi è diventata anche la mia seconda casa. Sono una dei tanti che hanno compiuto questa scelta, una scelta che rifarei 1000 volte, perché qualcuno ricordava una Bari del passato, mi disse che era una città difficile, non li ascoltai e ho fatto bene.
6 anni fa ho trovato ad accogliermi una città bella, viva, e in questi anni l'ho vista crescere, investire su se stessa, darsi ogni giorno valore, ed io insieme a lei. Abbiamo goduto tutti e godiamo ancora oggi dei frutti dell'amministrazione comunale e delle idee visionarie dell'attuale sindaco Antonio De Caro. Un sindaco che ha trasformato Bari in una città innovativa, aperta, più giusta. Un padre, un uomo per tutti i baresi di nascita e di scelta. Un amico, spesso anche una guida. Nei periodi difficili, io lo ricordo nel periodo Covid, ricordiamo tutti i suoi video con le lacrime su Via Argiro, io li ricordo ancora oggi. Un amministratore che al di là dei colori politici ama la sua città tutta e con passione ha dedicato la sua vita a lei per 10 anni, fino a sfidare contesti che molti pensano impossibili solo anche da nominare, tanto da essere da 9 anni sotto scorta. Un sindaco che ci ha insegnato cosa vuol dire il senso delle istituzioni, sempre senza dimenticare l'umiltà e il contatto umano con i cittadini, tutti. Un caso raro, forse unico, perché nelle sue azioni, nel modo di amministrare, ha raccontato un nuovo Sud Italia, un Sud che non si presenta più con il cappello in mano, ma rivendica, conquista, ottiene, trasforma le risorse in opere, quelle che rendono grandi le città che noi del Sud abbiamo sempre immaginato ed invidiato alle grandi città del Nord o nelle grandi capitali d'Europa. Oggi non è più così. E guardatevi intorno, oggi siamo in Europa. Bari è la città che ho scelto perché se si ama la terra in cui si nasce, si ama ancor di più la terra dove decidi di vivere la tua vita, e io ho scelto Bari e qui io voglio restare e ne sono fiera, perché vedo negli occhi di voi baresi un sentimento di orgoglio immenso che ho visto in questi anni crescere sempre di più. Bari oggi è un porto sicuro, il mio porto sicuro, di tante e tanti ragazze e ragazzi, popolata da persone per bene, da professionisti capaci, dalla voglia di continuare a crescere e non arrendersi più, mai più, ai destini già scritti, solo perché sei e siamo del Sud. Questo sentimento oggi è possibile perché esistono amministratori come Antonio De Caro. Allora, caro centrodestra e soprattutto caro centrodestra pugliese, invece di gettare fango su chi lavora bene per conquistare, come fossimo nel Medioevo, impegnatevi di più, amministrate meglio, ne siete capaci? Cercare di arraffare conquiste politiche, screditando una città intera che ha lottato per riprendersi la sua dignità, è meschino, io non lo accetto, Bari merita rispetto. Qui i candidati, i nostri candidati, hanno sottoscritto un appello etico, perché noi crediamo nella politica pulita, per bene, perché chi ti dà un buono è cattivo, il futuro non si compra, mai più schiavi, ma liberi di scegliere. Questa è la politica che ci piace, la nostra politica. E allora, signor sindaco Antonio, grazie. Grazie per questa Bari che mi accoglie, che ho scelto e voglio continuare a scegliere. Grazie per aver creato un senso di comunità che oggi ci rende più presenti e attivi sulla città. Grazie per averci insegnato che le persone per bene sono di più e sono più forti. Giù le mani da Bari! Le associazioni culturali devono essere sempre attive nel contrasto al fenomeno mafioso. Chiamo qui a parlare Giusy Giannelli della Giusta Causa. Breve per piacere, io sto ai patti, i patti si onorano, lo abbiamo detto e qui lo ripetiamo, senza sottovalutazione alcuna di quanto le indagini hanno portato alla luce. L'azione del centrodestra è grave
e soprattutto non è rivolta a combattere la criminalità organizzata, ma a strumentalizzare questa vicenda per sottrarre la nostra città alla guida di chi, come tutte e tutti noi, ha fatto della lotta alla criminalità organizzata e per la difesa della legalità il centro di ogni azione politica, la causa più giusta che c'è. Ragionare del malessere psicologico delle ragazze e dei ragazzi, come abbiamo fatto l'altra sera fino a tardi, vuol dire combattere la tentazione di trovare in una sostanza una scorciatoia, vuol dire sottrarre acqua al mulino di chi vigliaccamente ci specula su per rimpinguare le tasche dello spaccio e della criminalità. Ragionare delle persone che vengono da noi scappando dalle guerre, da regimi dispotici, dalle mutazioni climatiche, che nelle parti più povere del mondo vuol dire direttamente soffrire la fame e la sete, vuol dire combattere la criminalità che genera proventi dalla tratta di esseri umani senza scrupoli, senza un briciolo di umanità. Ragionare di come rigenerare la politica mettendo al centro valori come la generosità, la bellezza della costruzione di relazioni umane, le proprie competenze amministrative al servizio del bene comune, vuol dire contrastare il malaffare, il voto di scambio, i transfughi da una parte politica all'altra, e questo lo rivendichiamo. In questi giorni siamo tornati a Roseto, a Enziteto, a San Paolo, a Libertà, a parlare con le persone che con fatica vivono le periferie, ritrovando quelle che abbiamo conosciuto quando durante il Covid in centinaia ci siamo messi al servizio dell'assessorato al welfare, al servizio del comune di Bari, per portare i pacchi alimentari, i buoni farmaceutici, il nostro sostegno in tante forme e in tante sostanze. Dov'era la destra? Dov'era allora? Perché è così che si contrasta la criminalità: col volontariato, con la buona amministrazione, con la capacità di ascolto, con la messa a disposizione del proprio sapere, della propria professionalità per combattere le sirene della criminalità che, come ha detto il sindaco, ti presta una soluzione per poi manifestarsi con la faccia feroce dell'usura e del pizzo. Ma anche ragionare di democrazia paritaria, di piano urbanistico generale, di cambiamento climatico, di diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, di innovazione tecnologica, di contrasto ai rischi di gentrificazione, di emergenza abitativa e di povertà, vecchie e nuove, economiche ed educative, di imprenditoria sana e innovativa, di cultura, di Bari città della conoscenza, vuol dire combattere la criminalità, vuol dire combattere il voto di scambio, quel tanto siete tutti uguali che premette la quantificazione monetaria di un voto, di una preferenza. E no! Non siamo tutti uguali, siamo diversi noi, e oggi ve lo ridiciamo: giù le mani da Bari. La destra ha compiuto un atto di guerra, ha detto il sindaco, ma noi resistiamo qui e a fianco di chi, fragile, inerte, soccombe sotto il fuoco metaforico e reale di chi compie crimini contro l'onestà, contro la legalità, contro l'umanità. Cessate il fuoco, ora!
La lotta alle mafie è sempre lotta contro la speculazione. Parla ora Mimmo Lomelo, dei Verdi. Grazie. E se dopo tanti anni di politica uno prova ancora una grande emozione, vuol dire che la nostra passione continua. E la passione in politica è importante, perché la politica non è siamo tutti uguali, non è siamo tutti così, non è schifosa. Voi, questa piazza oggi dimostra che la bella politica è qua, è con voi. E facessero la prova a dire che questa piazza, che queste mani sono mani mafiose, è una vergogna per chi lancia nei confronti della propria città, delle proprie origini, quella bestemmia. Noi siamo qua, siamo puliti e non permetteremo nessun tipo di infiltrazione. Mi sono commosso quando ho sentito De Caro, mi sono commosso quando vedo ad una certa età, dopo tanti anni, che la passione resista per non dare le città, i comuni in mano alla malaffare. Certo, quei fenomeni marginali rimarranno tali, specialmente nel momento in cui voi affiderete a gente sicura che ha dimostrato in questi 20 anni di poter circolare in questa città con le tasche aperte, con i borselli in mano. Bari è cambiato, e in politica nei confronti degli avversari, dei concorrenti, bisogna anche riconoscere gli elementi positivi che fanno crescere una comunità. E questa comunità, grazie a voi, grazie agli amministratori, grazie alla presenza di tanti consiglieri, è cresciuto. Oggi come oggi fare il sindaco è diventato difficilissimo, ma ciò nonostante, se Emiliano prima e De Caro dopo, in 20 anni, hanno resistito e cambiato in volto di questa comunità, e cambiare Bari significa cambiare anche la Puglia e dare l'esempio a tanti sindaci che ho visto con le facce la possibilità, l'affetto anche, la vicinanza. Noi ci siamo, ci saremo, grazie a piazze come queste. Viva la libertà! Viva Bari, viva la resistenza per continuare a combattere la criminalità. Ne approfitto per ringraziare tutti i sindaci e tutti i consiglieri comunali presenti qui oggi in piazza. Adesso parla l'onorevole... il consigliere comunale di Bari, naturalmente, mi dicono, certo. Adesso passo la parola all'onorevole Enzo Lavarra. Difficile trovare nel vocabolario parola che esprima pienamente il sentimento della nostra città, della nostra comunità, il suo legame con la nuova classe dirigente del centro-sinistra, il suo affetto per Antonio De Caro, prima sindaco e contemporaneamente persona per i cittadini e le cittadine di Bari, oltre la nostra città. Ne adopererò solo una delle diverse parole possibili. Aderisco
risuona da giorni e in queste ultime ore nelle telefonate, nei messaggi, nei post dei social per chiedere di firmare l'appello che è stato lanciato, possiamo dirlo, da un certo numero di riserve della Repubblica di questa città e che è divenuto vostro oltre Bari, tanto che a un certo punto si è registrata la parola adoperiamo, perché si sono attivate le persone nel loro circuito familiare, nel loro circuito professionale, per renderci adesioni di gruppo. Ho parlato di sentimento, vuol dire un processo di apprendimento sociale che genera aspettative e speranze, e questo per un fine, per riscoprire il proprio orgoglio. E Bari in questi anni ha riscoperto l'orgoglio del suo nuovo rinascimento, essendo anche consapevole delle ferite sociali da sanare e degli squilibri territoriali. Per essere breve, voglio solo riferirvi di un elemento che mi ha colpito. Innanzitutto, la straordinaria partecipazione del genere femminile alla petizione, perché questo vuol dire travalicare l'ambito dell'attività di cura, travalicare l'ambito del prestigio nella sfera professionale e riempire della propria soggettività lo spazio pubblico ora e lo spazio istituzionale della democrazia paritaria domani. E ultima cosa che voglio dirvi è l'adesione dei vostri figli a Napoli, a Milano, a Barcellona, a Bruxelles, a Berlino. Aderisco. Come facciamo a rispondere a questo attacco? Esattamente con questa piazza, con voi che fino all'8 giugno dovete andare casa per casa, come si diceva una volta, per la vittoria al comune e alle forze politiche progressiste all'Europa, reagendo al fango con la matita e facendo venire da Bari il messaggio all'Italia del CLN come messaggio di democrazia, come messaggio di libertà, come messaggio di lotta alla mafia e alla sicurezza. E sono sicuro, e chiudo, che Antonio lo sa, ma di fronte a voi dobbiamo ribadirlo. Antonio, vai a casa oggi, stasera, digli ti vogliamo bene, digli ci vogliono bene i baresi e l'Italia. Adesso passo la parola a Carolina Velati, presidente di Zona Franca. Chiedo a tutti gli interventi che seguiranno di stringersi veramente in un minuto, perché il sole è caldo e quindi vogliamo arrivare tutti a chiaramente alla fine della piazza sentendo tutti gli interventi, quindi prego di stringere. Grazie della parola, buongiorno a tutte, buongiorno a tutti. Porto il saluto, oltre che di Zona Franca, anche di Arci Puglia. Oggi siamo in piazza per condannare quello che secondo noi è un inaccettabile uso politico dei poteri discrezionali che la legge riconosce al governo. Siamo in piazza in solidarietà dell'amministrazione comunale che non solo secondo noi ma anche secondo la procura di Bari ha profuso impegno e grande collaborazione per raggiungere risultati importanti nel contrasto alla legalità.
all'illegalità. Ci è stato detto che se non si ha niente da nascondere non bisogna avere paura, ma questa non è la piazza di chi ha paura, questa è la piazza di chi rivendica l'azione sociale e l'azione politica, non solo dell'amministrazione, ma di tutte le realtà che si spendono sul territorio da anni. Eravamo qui a porgere la mano all'amministrazione comunale quando 8 anni fa, durante i giorni di San Nicola, ci fu un'aggressione che poi ha portato anche alla scorta da 9 anni del sindaco De Caro. Questa è la piazza di chi non accetta strumentalizzazioni politiche sul tema dell'antimafia. Non le accettiamo perché da anni combattiamo attraverso l'uso dei beni confiscati, attraverso i progetti anche innovativi che l'amministrazione ha messo in campo, come i progetti delle reti civiche urbane, dei bandi che hanno permesso alle tante realtà che toccano con mano la fragilità del tessuto sociale di impegnarsi a fianco dell'amministrazione nel sostenere chi purtroppo è sotto il giogo della malavita. Siamo fermamente convinti che esista sì una questione di presenza della malavita sul territorio di Bari, ma che al contempo gli strumenti che l'amministrazione, che le realtà stanno mettendo in campo, sono strumenti che le contrastano nel solco di quella che è la giustizia sociale. In questi anni ci siamo indignati tante volte quando proprio coloro che usano la guerra tra poveri, che impoveriscono la cittadinanza, si fanno portatori di messaggi in contrasto con quello che è invece, diciamo, il principio di giustizia sociale. Ci indigniamo di fronte alla torsione antidemocratica che ha caratterizzato i giorni passati. Ci sembra di trovarci in un mondo al contrario, perché quelli che strumentalizzano la questione mafiosa sono gli stessi che al governo tagliano il reddito di cittadinanza, impoveriscono le persone, le condannano alla ricattabilità. Sono gli stessi che propongono una misura come l'autonomia differenziata che spacca in due il paese e che condanna la cristallizzazione delle differenze sociali sui territori. Sono gli stessi che al governo liberalizzano gli appalti, li deregolamentano e chi ne paga il prezzo sono i cittadini e i lavoratori. Sono gli stessi che con le loro politiche migratorie buttano fumo negli occhi, alimentano razzismo e guerra tra poveri. Sono gli stessi che con scelleratezza continuano ad armare il nostro paese in un momento storico in cui bisognerebbe opporsi alla guerra che massacra i civili in tutto il mondo e che non hanno il coraggio di dire che hanno una responsabilità politica verso quello che sta succedendo. In ultima istanza mi rivolgo alle forze politiche del centro-sinistra. Questo è un momento in cui serve restare uniti, non lasciare piede in nessun modo alla strumentalizzazione su questioni politiche e democratiche che hanno bisogno di una proposta collettiva, non hanno bisogno assolutamente di lasciare spazio alla peggior destra che esiste, non nella nostra città. Forza Bari! L'antifascismo è giustizia sociale, l'antifascismo è antimafia. Passo la parola a Pasquale Martino dell'ANPI. Vai Pasquale. Permettetemi di iniziare con un ricordo personale. 20 anni fa un nuovo governo prese in mano questa città. Era la rivoluzione pacifica che fu chiamata Primavera Barese e che di lì a poco divenne Primavera Pugliese. C'era un nuovo sindaco, Michele Emiliano, c'era un gruppo, una giunta di cui faceva parte un giovane ingegnere, si diceva allora, ricorderete i più anziani, un tecnico prestato alla politica, era il nostro Antonio De Caro. C'ero anch'io in quella vicenda e ricordo bene che coloro che erano prima di noi, che avevano governato nel decennio precedente, affermavano tranquillamente che a Bari la mafia non esiste,
Il loro racconto era quello di una città tranquilla, non attraversata dai fenomeni criminali. Loro lo dicevano. Quando arrivò questo nuovo governo, invece, prese in mano la lotta alla criminalità organizzata con gli strumenti di cui aveva le competenze e la possibilità. Io me la ricordo il progetto di Bari Radio Creativa che si faceva nelle scuole di Bari Vecchia, allora dominate molto spesso dai clan. Io me lo ricordo l'azione della agenzia antimafia, gli interventi nei quartieri, a Enziteto, a Catino, a Carbonara. Io mi ricordo di Stefano Fumarulo, che da troppi anni ormai ci manca. Questo è stato il governo che allora ha preso in mano la città. Ora, gli eredi di quelli di prima, che negavano la mafia, bussano alle porte di un ministero e chiedono, supplicano che ci sia una inchiesta e uno scioglimento dell'amministrazione comunale. Ma questa è, in qualche modo, è una forma di fascismo, è stato detto. E va ricordato, perché il fascismo era anche, è stato detto, attacco ai consigli comunali. Va ricordato che Bari, da quel momento in poi, da quei 20 anni in poi, è stata una città consapevolmente antifascista e antimafia. Questa narrazione di Bari, che è stata costruita con pervicacia e attenzione nel corso degli anni, va difesa, va fatta propria da questa grande piazza. Questa grande piazza significa voglia di partecipazione, voglia di non far ribaltare quello che a Bari si è costruito, voglia di una società civile che deve partecipare. E allora partecipiamo. Partecipiamo anche con la critica all'amministrazione comunale, legittima per chi intende farla, che è cosa diversa dall'attacco che è stato fatto dai consiglieri del centrodestra. E allora dobbiamo anche ricordare che Bari è città per la pace. Noi siamo, è giusto oggi esprimere il nostro cordoglio per le vittime del grave attentato terroristico che è avvenuto a Mosca. È nostro dovere farlo in una città che è per la pace contro le vittime innocenti di tutto il mondo, che siano russe, ucraine, israeliane o palestinesi. Bari antifascista, Bari antimafia, Bari per la pace. Questa è la nostra progettualità. Passo la parola a Nico Bavaro, a cui chiedo veramente di stringere in un minuto il suo intervento. Parla per Sinistra Italiana. Salutiamo il sindaco Antonio De Caro. Possiamo continuare? Sì, non riesco. L'ho già chiamato. Come faccio? Attenzione, ragazzi, dobbiamo continuare. Dobbiamo continuare, però. Oh. Scusate. Attenzione, attenzione, Nico, vieni qua. Vai, Nico. Vai. Ma è com'è? Fitto! Dattis, Piantedosi, Gemmato, non abbiamo esagerato noi, non ha esagerato Antonio De Caro, avete esagerato voi, avete esagerato voi,
quando avete pensato di poter utilizzare le istituzioni della Repubblica per offendere una città intera. Voi che avete paura delle piazze, soprattutto quando sono piene di giovani e quando chiedono il cessate il fuoco a Gaza, avete preteso con l'atto scellerato di poter insegnare la cultura della legalità a questa città. Voi che al governo del paese in un anno e mezzo avete messo insieme circa 20 condoni, voi che avete una guerra aperta permanente contro la magistratura da anni. Bari è la città della legalità, lo è diventata grazie al nostro lavoro, grazie a 20 anni in cui voi, il centrodestra, questa città e questo territorio lo avete incrociato solo durante le campagne elettorali e poi siete andati via. Campagne elettorali solitamente da 20 anni perdenti. E allora noi da qui oggi diamo una risposta forte e chiara. Forte e chiara. La diamo come centrosinistra. Ha ragione Carolina Velati. Abbiamo la responsabilità di dare un messaggio di legalità, di continuare a darlo, ma anche di dare altri due messaggi, quello dell'unità, perché quando c'è un centrodestra che pensa di poter utilizzare le istituzioni per attaccare politicamente, noi dobbiamo dimostrare l'unità e anche l'umiltà. Da qui noi ripartiamo. Grazie. Passo la parola a Jacopo Lo Russo dell'Unione degli Studenti Bari. Per piacere. Buongiorno a tutti e a tutte. Essere in piazza oggi è importantissimo, perché quello che è successo negli ultimi giorni rischia di essere un precedente drammatico. Il governo, con l'invio di una commissione d'accesso agli atti al comune di Bari, non vuole semplicemente verificare lo stato dell'amministrazione, ma vuole fare un uso politico delle sue prerogative per conquistare un vantaggio elettorale. Non è accettabile che la destra a questa regione provi a supplire i suoi 20 anni di nulla, distorcendo delicati procedimenti di amministrazione, strumentalizzando la lotta alle mafie, gettando su un fango un'intera città e le sue istituzioni democratiche. Abbiamo sempre lottato per affermare nella società il ruolo emancipatorio della scuola come principale antibiotico alla criminalità organizzata, per un ruolo attivo e costante che veda nelle istituzioni e nelle realtà i pilastri dell'antimafia sociale e nell'istruzione, nelle politiche giovanili, nel lavoro, le basi per immaginare diversamente la città di Bari. Tanto può fare la politica in questo senso, a partire dal garantire le strutture scolastiche a norma, che garantiscano la sicurezza degli studenti. Può e deve potenziare lo strumento del comodo d'uso dei libri, che ogni anno grava sulle famiglie in difficoltà. Deve fornire spazi di aggregazione e di studio, perché sono gli spazi che fanno una città e che permettono a tutti di renderla propria e di reimmaginarla. Da questo passa il futuro di Bari. Da questo passa la lotta alle mafie. Noi siamo pronti a riprendere a lavorare, sapendo però da che parte stare. Non saremo dalla parte che si vuole appropriare di questa città, saremo dalla parte degli studenti, saremo dalla parte dei lavoratori, saremo dalla parte delle persone in difficoltà, saremo dalla parte di chi è sceso in piazza contro l'autonomia differenziata. Bari è di questa piazza. Grazie. Don Angelo. Scusate, abbiamo tagliato moltissimi interventi che c'erano, perché giustamente la piazza chiede di poter ascoltare, di poter concludere questa manifestazione visto il caldo. Scusate e chiedo scusa a tutti i relatori se abbiamo stretto. Dico solo una cosa, anch'io sto intervenendo davvero 10 secondi. Quando qualche giorno fa abbiamo accolto l'appello di migliaia di cittadini baresi che ci chiedevano
di organizzare questa manifestazione abbiamo avuto paura. Oggi possiamo dire che quella paura ce l'avete cancellata, perché siete migliaia e siete bellissimi e state raccontando che questa città, l'intera città di Bari, vuole continuare a costruire una storia straordinaria di lotta alla mafia, ma di crescita economica, di cambiamento epocale. Ora passo la parola a Don Angelo Cassano, presidente di Libera e simbolo della lotta alla mafia quotidiana. Viva Bari! Viva l'Italia democratica! Qualcuno mi ha chiesto: ma perché parli prima del sindaco? Per dargli una benedizione. Ma non c'è bisogno di dare una benedizione. La benedizione è al sindaco, l'ha data la piazza del 21 marzo a Roma, in 100.000, dove il nostro fondatore Don Luigi Ciotti ha detto con coraggio: noi stiamo dalla parte dei galantuomini. Parla la vita delle persone, così come parla la vita di molti di voi che stanno qui, parla la vita delle persone della città vecchia, dei nostri territori, parla la vita degli ultimi di questa città, parla la vita di coloro che fanno fatica. Io sono qui a dire questo, però vi devo chiedere una cosa, non parlerò tanto le cose che devo dire le dico sempre. Volevo chiedervi, c'è un tempo per parlare, dice la Bibbia, un tempo per tacere, volevo chiedervi un momento di silenzio, perché da questa piazza è importante fare memoria. Volevo ricordare qui, in questa piazza, le vittime innocenti di questo nostro territorio, di Bari e provincia, perché qui ci sono tante persone che vengono dalla provincia, ci sono quelli che vengono da Foggia, da tante parti della nostra Puglia, a cui va un abbraccio immenso, perché avete avuto il coraggio di venire qui e di manifestare il vostro impegno. Però è opportuno, ve lo chiedo, facciamo un momento di silenzio. Michele Fazio, Nicola Ruffo, Gaetano Marchitelli, Luigi Fanelli, Giuseppe Mizzi, Flori Mesuti, Maria Colangiuli, Anna Rosa Tarantini, Domenico Martimucci. Qui c'è in mezzo a noi, oltre a Pinuccio, anche la figlia di Francesco Borrelli, un valoroso carabiniere morto in Calabria. Sta in mezzo a noi la figlia, Titti, che abita a Bari e sta con noi qui in questa piazza. Il sindaco Caringella, perché ci sono tanti sindaci onesti, quindi ai amici e ai compagni di Molfetta che sono qui, e Sergio Cosmai e tanti altri che abbiamo ricordato questi giorni. Lo dobbiamo a loro il nostro impegno, lo dobbiamo a loro nel dire che in questi anni tanto cammino si è fatto, tanto, ma noi siamo una piazza che oggi deve anche avere il coraggio di dire: non ci accontentiamo. Non ci accontentiamo, abbiamo una responsabilità oggi andando via di qui. Faremmo torto ad Antonio e a tanti sindaci se non ci ricordiamo che da domani senza perdere tempo dobbiamo mettere in agenda quei temi che ci stanno a cuore, come la giustizia sociale, come la giustizia ambientale, come i diritti. Quello che la gente molte volte non fa perché è rassegnata, va a chiedere i favori alle mafie. Ancora in questa città c'è questa situazione e non è possibile. Non possiamo lasciare la gente sola. Allora dobbiamo essere voce di questa gente. Dobbiamo avere il coraggio di non dimenticare che quel ministro Piantedosi, quel ministro, è lui il vero criminale. Lo dico con coraggio, perché i morti nel Mediterraneo, i morti nel Mediterraneo. Dobbiamo avere il coraggio di urlare il bisogno di pace in questa città, il bisogno di pace nel mondo. Non possiamo più tollerare tutto questo, perciò ecco, abbiamo richiamato a Roma il bisogno di avere una classe politica dignitosa. L'ho detto stamattina in un articolo: diamo un calcio in culo ai trasformisti, mandiamoli a casa.
perché il male della politica è questo, dobbiamo avere il coraggio di dirlo e in queste elezioni prendiamoci degli impegni precisi e stiamo uniti, uniti, perché la gente, i poveri hanno bisogno di vedere un noi, non c'è bisogno di avere dei leader, c'è bisogno di avere una comunità, un noi che fa forza. Auguri Antonio, ti vogliamo bene, Michele ti vogliamo bene a tutti, ciao. Passo il microfono al presidente della regione Michele Emiliano. Oggi abbiamo bisogno di fare festa. Dobbiamo fare festa per ricordarci che cosa è avvenuto in questi anni, fare festa per avere la consapevolezza di ciò che è accaduto e del fatto che una semplice vittoria elettorale qualche anno fa, quella che ci ha consentito di governare questa città per 20 anni, è diventata invece una comunità. Trasformare una vittoria elettorale in una comunità non è compito che può stare sulle spalle di una sola persona, non può essere il merito di un solo partito, non può che essere la coscienza popolare di ciascuno di voi che si è unita in una visione che oggi l'amministrazione comunale di Antonio De Caro incarna, e la incarna in maniera talmente chiara che da tutta la Puglia, Antonio, da tutta la Puglia, persino Lecce è tutta qui accanto alla città di Bari, Taranto è accanto alla città di Bari, Foggia è accanto alla città di Bari, Trani, Barletta, Andria, Brindisi, sono tutti qui, perché questa volta i campanili sono crollati, è crollata quella stupida visione che ci divide e abbiamo costruito una idea complessiva, se mi permettete, della Puglia ma anche dell'Italia, perché da qui parte un percorso, perché abbiamo capito che non ci possiamo permettere ciò che purtroppo sta accadendo, non ci possiamo permettere di guardare alle cose nostre, di pulire casa nostra e di finirla lì, perché quando al governo ci sono persone come quelle succedono cose come queste. E la responsabilità dei nostri leader nazionali deve essere molto più intensa, perché quello è lo stesso governo che sta varando l'autonomia differenziata, che vuole colpire il Sud nella sua libertà, che ci vuole commissariare, e in quella logica è arrivata al punto di immaginare, utilizzando le misure di prevenzione antimafia, di vincere le elezioni a Bari, perché vincere le elezioni a Bari è ovviamente per loro una ossessione. Voglio ricordare a tutti, andatelo a vedere su YouTube, i filmati di Giorgia Meloni, che durante una campagna elettorale qui a Bari, delle politiche, mi parlava direttamente, quasi in una maniera intimidatoria, e mi diceva: questa è la tua Bari, questo è quello che avete costruito, vi faremo vedere noi. Era una promessa quella che fece quel giorno, che sta mantenendo in modo sbagliato, utilizzando mezzi che invece hanno un'altra finalità, hanno un altro significato. Noi invece, quando abbiamo avuto lo stesso problema 20 anni fa, comandavano loro. 20 anni fa Bari veniva definita l'Emilia, la capitale dell'Emilia nera, erano orgogliosi del nero, erano orgogliosi di dire che questa era la capitale della destra. Eppure nel 2004, soli contro tutti, come forse ancora oggi, salvo che per il vostro sostegno e il vostro appoggio, che fece la rivoluzione, perché la rivoluzione di Bari e della Puglia è stata una rivoluzione di popolo, non di intelligenti tattici politici, è stata una coscienza che si è trasformata in cose concrete e pragmaticamente attuate. E questo processo noi lo iniziamo facendo campagna elettorale nelle periferie, cominciamo da Inziteto, cominciamo dal San Paolo, io andavo in moto a casa dei mafiosi che fino al giorno prima
avevo arrestato a chiedere alle loro mogli: ma voi veramente pensate di continuare a vivere così? Pensate ancora che i vostri figli debbano essere seppelliti in campi diversi del cimitero di Bari? Perché se vi incontrate al cimitero vi sparate pure davanti alle tombe dei figli. Noi gli lanciamo un messaggio, gli lanciamo un messaggio. E quando Antonio, che era giovanissimo, fumava, e mo invece fumo io e lui mi rimprovera, e quando Antonio divenne assessore al traffico, avevamo, ve lo ricordate, di fronte una città impazzita, e avevamo Bari Vecchia che era completamente fuori controllo, e io dissi: Antonio, dobbiamo chiudere al traffico Bari Vecchia. E un giorno si sente bussare alla porta, perché è cominciata così l'antimafia di Antonio De Caro. Sentite, questa è l'origine vera. Bussa alla porta, entra bianco come un cencio e mi dice: vedi che sono stato a Piazza San Pietro, e uno mi ha messo una pistola dietro la schiena. Non abbiamo mai saputo se era veramente una pistola o un dito molto duro. Quel che è sicuro è che così è andata, perché lui stava facendo i sopralluoghi per la ZTL di Bari Vecchia. Io l'ho preso, in due andammo a casa della moglie, della sorella di Antonio Capriati, che era il boss di quel quartiere, e io gli andai a dire: vedi che questo ingegnere è assessore mio, deve lavorare, perché qui c'è il pericolo che i bambini possano essere investiti dalle macchine, quindi se ha bisogno di bere, se ha bisogno di assistenza, te lo affido. Vi ricordo che dopo pochi mesi andammo a sgombrare, e lui c'era, tutte le case dei Capriati che erano state confiscate a Piazza San Pietro, e cominciò un cammino nel quale, diciamo la verità, noi non abbiamo mai criminalizzato il desiderio di queste persone di cambiare vita, anzi lo abbiamo aiutato il desiderio di cambiare vita. È chiaro che è rischioso applicare la Costituzione che dice che le pene devono essere rieducative, ma non abbiamo mai chiuso la porta, e in tanti casi siamo riusciti a fare cose bellissime, istituendo al Comune di Bari l'ufficio per la lotta non repressiva alla criminalità organizzata, che era guidato da Stefano Fumarulo, che forse cominciate a dimenticare, ma non dimenticatevelo per favore. E poi siamo andati avanti, e poi siamo diventati pure importanti. Io ho fatto il presidente della regione, lui è il presidente dell'ANCI, da quella giunta sono venuti fuori i ministri, i deputati, ci siamo sentiti quasi in colpa, avanti, ve lo dico chiaramente, perché per noi il potere non era mai stato una brama, ne avremmo fatto volentieri a meno di dover caricarci di tutte queste responsabilità, ma l'unico modo che abbiamo sentito per praticare questo era condividerlo con voi, e lo abbiamo fatto allargando il pensiero, le idee, cercando di dare a ciascuno un ruolo. Oggi ci sono tutti i sindaci più importanti, scherzo, anche quelli, ma ce ne sono tanti che non sono potuti venire, ma ce ne sono tantissimi, e ringrazio i sindaci, ringrazio questa Puglia meravigliosa che è qui. Non sono tutti sindaci di sinistra, ci sono sindaci civici, ci sono sindaci di altri orientamenti politici, perché la dignità della Puglia non è una cosa solo della sinistra, è una cosa di tutti. Ci sono tante persone per bene, indignate di quello che sta accadendo, che probabilmente non sarebbero andati a votare e che forse non ci hanno mai votato, ma questa volta hanno passato il segno. Hanno passato il segno, perché se della gente in campagna elettorale, vice ministri, sottosegretari, parlamentari, va dal ministro dell'interno e gli va a dire: per favore sciogli il comune di Bari. Ho letto oggi che sono tornati indietro, dice: no, noi siamo andati a prendere un caffè, abbiamo preso un caffè. Gli abbiamo detto: fai attenzione, perché il ministro è loro, e perché il ministro stia attento devono andare tutti in gruppo a dirgli: stai attento. Voi vi immaginate una scena del genere con un procuratore della Repubblica che sta facendo un'indagine, cioè che tutti i deputati di un partito vanno da lui durante le indagini e gli dicono: oh, mi raccomando, cerchi di arrestarli tutti. Che succede a quel procuratore della Repubblica? Un minuto dopo è incompatibile, non dovrebbe più neanche esercitarle le funzioni,
perché le ha compromesse. Ha compromesso la sua indipendenza, se non nella sostanza, sicuramente nella forma. E questa cosa è intollerabile. E quindi quando Antonio ha parlato di atto di guerra, è chiaro che parlava di guerra politica, perché la guerra purtroppo è un'altra cosa. Parlava di guerra politica, e un atto del genere è un atto di guerra politica, anche perché non è assolutamente vero quello che si dice, che era un atto dovuto. Non è un atto dovuto, non c'è la obbligatorietà come per l'azione penale, spiegatelo bene a tutti, di agire con le misure di prevenzione. Non c'era neanche l'urgenza, perché questi accertamenti si potevano fare anche dopo le elezioni, anche perché l'amministrazione si sta sciogliendo per via naturale, per scadenza del mandato. Hanno bisogno di questa ispezione per costruirsi su una campagna elettorale. E questa è la vergogna! E questa è la vergogna! Non sanno che dirvi! Non hanno scarpe, non hanno biciclette, non sanno parlarvi più, non sanno che pensate, non sanno come vivete, non sanno quali sono i vostri problemi e pensano di convincervi a votare contro questa comunità con la scusa delle misure di prevenzione. Ecco, io nel cedere la parola ad Antonio posso solo dirvi questo, che ho fatto tante cose buone e tante cose cattive nella mia vita. Ma una l'ho fatta sicuramente buona, che è quella di leggere il curriculum dell'ingegnere Antonio De Caro, che non conoscevo. Ho letto il curriculum, Antonio fu scelto dal curriculum, non da un legame politico. Lessi questo curriculum e dissi: ho bisogno di un assessore al traffico. E quando, diciamo così, gli detti una spintarella per diventare sindaco di Bari, non era perché era amico mio o era fedele o faceva quello che dicevo io, perché non è stato così e non era quella la mia intenzione. Ho scelto solo il migliore che avevo avuto la possibilità di avere al mio fianco, un uomo onesto, per bene, pacato, con approccio scientifico alla decisione politica, che oggi guida i sindaci italiani, che adesso è il simbolo dell'antimafia praticata, non quella chiacchierata, e che soprattutto è ancora per qualche mese il sindaco di Bari, il sindaco che tutti i pugliesi vorrebbero nella loro città, me ne scusassero i colleghi, e che adesso ascolterete e che ci aiuterà ad andare avanti nel cammino di progresso di tutta la Puglia. Viva la Puglia, viva Bari, viva soprattutto tutti voi che avete dato una risposta. Hanno già perso le elezioni e credo che oggi gliele abbiate fatto capire. Grazie. Buongiorno a tutti e grazie di essere venuti qui oggi. Io non sono venuto a fare polemiche. In tanti, mentre arrivavo qui, mi hanno detto: dai una risposta a quel parlamentare, dai una risposta a quell'altro parlamentare. Io non rispondo, non rispondo, perché la migliore risposta è qui davanti a me, in questa piazza, la risposta più efficace, più vera, più forte. Siete voi la migliore risposta a chi vuole utilizzare questa città per fare una campagna elettorale. La migliore risposta a chi dice che Bari è sotto il ricatto della mafia. Questa città
non è più sotto il ricatto di nessuno, né della mafia e né della politica. Questa città in questi 20 anni, con i sacrifici, col sudore, col lavoro quotidiano, è cresciuta, si è rialzata, ha recuperato la propria dignità. Oggi Bari è orgogliosa di essere quello che è diventata in questi anni. E noi non ci vergogniamo più. Noi siamo baresi e siamo fieri di essere baresi. E oggi, guardandovi da qui sopra, oggi da questo palco, insieme a Michele, a tutti loro, insieme a Pinuccio e Lella Fazio, che ancora insieme a noi piangono, Michele, vittima innocente della mafia, strappato giovanissimo dalla criminalità organizzata in questo quartiere, noi oggi qui ci sentiamo tutti un po' baresi, anche i sindaci, i cittadini che sono venuti dal resto della nostra regione, ma anche dal resto del nostro paese. Io vi voglio ringraziare, vi ringrazio di cuore, perché Bari oggi ha bisogno anche di voi, perché quello che stanno tentando di farci è una vergogna senza confini. Perché non si calpesta una città solo per un calcolo elettorale, magari per vincere una partita a tavolino? Perché non si calpesta la storia e il futuro dei baresi solo perché si ha paura di perdere la campagna elettorale? Una campagna elettorale che perdono da 20 anni, da 20 anni, perché non hanno mai avuto un progetto, un'idea per questa città. Noi oggi lo diciamo forte e chiaro, noi siamo baresi, siamo innamorati di questa città e questa città noi la difenderemo, cari onorevoli, la difenderemo! Difenderemo la città di Bari, fatevene una ragione, potrete anche sciogliere il consiglio comunale, ma non scioglierete mai il legame che ci tiene tutti insieme in questa piazza, non lo scioglierete mai, mai, non ci riuscirete. Grazie, grazie, come ho detto all'inizio, siete la migliore risposta a questo attacco ignobile. Io difenderò questa città, vi faccio una promessa, fino all'ultimo giorno in cui sarò sindaco. Difenderò l'onore della città di Bari, lo difenderò insieme a voi. Per parte mia, io proverò da sindaco ad essere all'altezza di questa risposta meravigliosa che ci avete dato oggi in questa piazza. Io, da parte mia, proverò ad essere all'altezza del vostro orgoglio, della vostra dignità, ma soprattutto del vostro grande, grandissimo amore. Grazie, 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 grazie Bari. E grazie per essere venuti qui a difendere la nostra città. Vi voglio bene, ve ne vorrò per sempre. Viva Bari e viva il nostro paese.
e viva le istituzioni sane del nostro paese! Cosa d'osta me un meglio paese, non cresce l'erba ma sto nelle barise, toc toc meglio du continente, si va cima sta tarandella. Una mattina mi sto svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sto svegliato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, perché mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, partigiano, che tu mi devi seppellire, seppellire la sin montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 seppellire la sin montagna e sotto l'ombra di un bel fiore. Passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno e mi diranno che bel fiore, e questo è il fiore del partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E questo è il fiore del partigiano, è morto per la libertà. E questo è il fiore del partigiano, è morto per la libertà. Una mattina mi sto svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sto svegliato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, perché mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Se io muoio da partigiano,
Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire lassù in montagna è stato l'ombra di un bel fiore. Passeranno. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno e mi diranno che bel fiore. E questo è il fiore del partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E questo è il fiore del partigiano. È morto bene.